Un segundo, por favor. Tenemos a nuestro editor Alejandro de Palma. Estamos eh, haciendo una cosa de conexión. Aguarden ¿no? un segundo, por favor. Sí, cómo no. No hay ningún problema. Bueno, ¿Cómo se hace para que yo parezca? Pues deja ah, bien, ahí va, sale inactivo, sale. bien. Hola, Alejandro de Palma. ¿Cómo andan? ¿Bien? bien. Qué gusto bien. verlos. Entonces, eh, digo que. Es mi alegría darles la bienvenida a esta nueva reunión del ciclo de, de coordinado por Antonio Martino. Y esta tenemos una jornada particular con este, participantes eh, de, de Italia. Y eh, salvo algunos españoles colados por ahí, <laughs> estamos, tenemos una mayoría italiana, digamos, en los entre los participantes. No, no es cierto, yo no soy italiano, pero este, en mis largas estadías en, en Italia me han este, acostumbrado. Y entonces, eh, como les dije anteriormente, este, yo debo, debería ausentarme por un rato, puesto que tengo una reunión simultáneamente en otra sala de, de la Academia. desde la Academia, entonces, dándole la bienvenida. Y... Esta Valentina Zapupo, que este, se está uniendo a la reunión. Y entonces, bueno, me resta simplemente darles las gracias por estar, las gracias por seguir participando. Y este, te dejo entonces, Antonio, en la dirección de esta, de esta reunión y no sé si estaré disponible para el cierre. No siendo así, este, yo les, les pido disculpas por ello pero les deseo la mejor reunión. Muchas gracias y hasta luego. ¿Qué, qué muchas das gracias, al mando, presidente. Te Gracias, Armando, de la sesión. Mancunha? Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Hoy es un día que vamos a aprender muchas cosas. Es un día totalmente italiano. Podríamos poner de fondo una tarantela, pero no lo vamos a hacer. Hay un micrófono que está abierto. Bueno, eh, voy a presentar al primer orador. Tenemos dos oradores, Nicola Fabiano y Valentina Zapupo. Ambos italianos, pero Valentina va a hablar en, en español. Uh, Nicola Fabiano, que va a ser el primer orador, va a hablar sobre sistemas inteligentes entre ética y privacidad. ¿Cuáles son los desafíos? Nicola Fabiano es un abogado y esto es importante para explicarlo aquí. En Italia los abogados, no, una, una vez que sacan la matrícula, no es que puedan ir a cualquier tribunal. Eh, están habilitados para ciertos tribunales. Eh, cuando son muy jóvenes, para los tribunales de primera instancia, después segunda instancia. Mientras que uh, Nicola Fabiano está habilitado para Tribunal Supremo de Casación y Tribunales Superiores. Es un especialista en Derecho Civil, es investigador independiente, autor de numerosas publicaciones y libros, y es presidente de la Autoridad de Protección de Datos Personales de la República de San Marino. Es un experto nacional. Para el Comité Consultivo del Convenio para la Protección de Datos Personales con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal entre eh, el Consejo de Europa y el Comité ADOC de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa e para la República de San Marino. Hechas estas presentaciones, le damos la bienvenida y la palabra a Nicola fabián Grazie. Eh, permettetemi innanzitutto di ringraziare eh, la, il Presidente dell'Accademia, l'Accademia, il Professor Martino per questa opportunità, il Comitato Tecnico Permanente, tutta l'organizzazione che ha, dato, ha, ha fornito la possibilità di organizzare questo ciclo di eventi che eh, apprezzo e che reputo estremamente importante. Saluto tutti dal, dall'Italia, qui in Italia sono le 22, e mi accingo alla mia presentazione, condivido lo schermo. Mi perdonerete se parlo in italiano ma cercherò di, essere, di parlare eh, lentamente in modo che si capisca quello, quello che dico. Il tema eh, che mh, ho proposto per questo intervento è Sistemi intelligenti tra etica e privacy. Quali sono le sfide che dobbiamo eh, affrontare? Bene, è necessaria una premessa eh, prima di iniziare eh, entrando nel, nel nucleo di questo intervento. E in questo ciclo di conferenze... Si discute dell'impatto su persone, organizzazioni, sulla pubblica amministrazione, della generale evoluzione tecnologica con particolare attenzione allo sviluppo del digitale che si impone sempre di più nella vita personale e lavorativa. Indubbiamente sono cambiate le abitudini di ciascuno di noi e conseguentemente le attività lavorative. Eh, tutti quanti oggi utilizziamo un device, che sia uno smartphone, un computer, un tablet, eh, eh, abbiamo modificato le nostre abitudini e diciamo che la nostra vita è, dipende in qualche modo dalla, dalla rete internet e da questi device che ci consentono di, eh, di comunicare e di lavorare. Questo aspetto, peraltro, è stato accentuato eh, ancora di più eh, con la pandemia, perché eh, ovviamente essendo eh, rimasti obbligati a, a non avere più quelle relazioni che eravamo abituati ad avere prima, eh, si, è si è stati costretti ad utilizzare, a fare un utilizzo ancora più intenso di questi, di questi device, di questi dispositivi. E quindi il digitale è entrato ancora più profondamente le, nella nostra vita e nelle nostre abitudini. Ciò che vorrei eh, evidenziare ancora in questa premessa è che eh, l'approccio a questo tema, al tema del, dei sistemi intelligenti e comunque al tema dell'intelligenza dell artificiale, richiede, a mio modesto parere, un, una, un approccio multidisciplinare che coinvolge tecnici e giuristi. Molto spesso mi è capitato di ascoltare avvocati che si sono professati esperti, si professano esperti di tecnologie, di intelligenza artificiale, però probabilmente non tutti hanno un solido background tecnico e allo stesso modo i tecnici non hanno un solido background legale. Quindi è importante che si crei una... Si abbia un approccio multidisciplinare a questo tema in maniera tale che si fondano le competenze, vengano coinvolte le professionalità non in termini di competizione di una categoria nei confronti dell'altra o di primazia di una categoria nei confronti dell'altra, ma in termini di piena collaborazione. Beh, eh, il mio intervento. Sarà sempre in relazione alla protezione dei dati personali, anzi eh, preciso meglio, sarà sempre in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Oggi ancora alcune persone, come dicevo, considerano i robot, la robotica, eh, le, le norme tecniche, come domini tipicamente di competenza esclusiva dei tecnici. L'esperienza comune però ci insegna che possiamo affrontare questi eh, aspetti, questi temi eh, anche se abbiamo a che fare perché abbiamo a che fare anche con aspetti che sono tipicamente legali. Quindi è necessario cosa? È necessario fondamentalmente un cambio radicale di mentalità. È necessario un approccio multidisciplinare nella mia prospettiva dovremmo affrontare questi argomenti considerando prima ciascuno di, di essi come un singolo strato, perché eh, l'ibridazione, cioè la parte ibrida delle competenze, non significa assolutamente rinunciare alla sfera propria del giurista, io parlo da giurista che ha una visione dei fenomeni umani e può considerare la robotica e l'intelligenza artificiale come una derivazione estremamente innovativa. Questo primo passo ci consente di avere una visione generale di un singolo caso come un contesto multistrato. Immaginiamo un contesto multistrato dove ci sono più strati che vanno analizzati. Soltanto in questo modo possiamo avere chiaro in anticipo quali domini dovremo trattare e poi il passo successivo sa sarà quello di stabilire la procedura o i processi adeguati per lavorare sull'intero contesto con il giusto approccio e ottenere il massimo risultato. Mi rendo conto che non è molto facile eh, unire la parte tecnica quindi la robotica, l'intelligenza artificiale, gli standard tecnici, l'etica e la parte giuridica, le leggi sulla protezione dei dati, sulla privacy, però io credo che questo, eh, tutto questo possa coesistere se eh, cambiamo mentalità e se adottiamo un approccio diverso e più innovativo. Nel, alla fine del mio intervento io proporrò un modello che ho realizzato lo scorso anno che si chiama DAPREMO che è l'acronimo di Data Protection and Privacy Relationships Model che è un modello innovativo per l'approccio alla protezione dei dati personali e alla privacy che poi spiegherò quando eh, arriverà il momento. Fatta questa premessa c'è da... Eh, fare alcune precisazioni. Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è diverso dalla privacy o dalla privacy, se vogliamo dirlo all'inglese, perché eh, in Europa noi abbiamo la Carta eh, dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che agli articoli 7 e 8 disciplina in maniera differente la riservatezza dalla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. L'attenzione va posta alle persone fisiche. Mi riferisco a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, perché questo è il titolo che eh, è stato attribuito al famoso GDPR, Regolamento Europeo 2016-679. E invece non si parla di protezione del dato. Protezione del dato non è la, protezione, non è la stessa cosa, del, del, non è quello che è il contenuto del GDPR. Un altro assioma, un altro principio è che la privacy è diversa dalla sicurezza. Molti pensano che avere un sistema informatico sicuro possa corrispondere ad essere eh, allineati alle normative sulla privacy. Se io faccio fornox all'interno del mio sistema sono a posto con la sicurezza, ma non è detto che sia eh, compliance, come si suol dire, eh, con la disciplina della privacy. Quindi privacy è diverso da security. Ho detto che la, la protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, è il titolo del GDPR molto, credo che sia noto a tutti: il General Data Protection Regulation, Regolamento europeo 2016-679. Ma in Europa non è l'unico riferimento normativo, perché eh, molti probabilmente non sanno che il GDPR nasce e scaturisce dalla Convenzione 108 che è la Convenzione del eh, Consiglio d'Europa eh, sulla, eh, sulla protezione delle persone fisiche eh, con riguardo al trattamento automatizzato dei dati e addirittura si dice che la, eh, la Convenzione 108 rappresenti un po', costituisca un po' la mamma di questo GDPR perché il GDPR nasce eh, come diciamo derivazione, trae spunto da questa Convenzione 108. Peraltro, il dato importante è che il mese di maggio del 2018 è stato un mese eh, molto eh, importante per la, per la protezione dei dati personali perché. Nel maggio del 2018, il 17-18 maggio del 2018, veniva approvata la versione modernizzata della Convenzione 108, che è tuttora eh, in corso di ratifica da parte degli Stati per diventare poi esecutiva, e nello stesso mese di maggio, dal 25 maggio, si applicava questo GDPR. Un'altra cosa eh, importante che mi piace sottolineare è che eh, probabilmente nel corso di questo mio intervento userò il termine privacy o privacy, ma faccio riferimento alla protezione delle persone fisiche. Per comodità di linguaggio, eh, perché è più breve, userò la parola privacy, ma intendo riferirmi non alla riservatezza così come l'ho descritta, ma alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Dal lato americano, dal lato inglese, dal lato anglosassone, siamo abituati a sentire questa espressione data protection eh, come sinonimo di protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali. Può essere utile adottare anche questa quest espressione, però con la consapevolezza che stiamo facendo riferimento alla disciplina normativa comunitaria, al quadro normativo che è contenuto nel GDPR o comunque nelle, eh, nelle norme che si riferiscono alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ma c'è un altro aspetto che va eh, preso in considerazione: perché eh, la parte, diciamo, che eh, è importante sottolineare, è che il motivo, la domanda che ci, ci si deve fare è perché protezione delle persone fisiche? In realtà la disciplina, il GDPR, protegge le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati. Quindi questo è il motivo, anche perché assume un ruolo primario, un ruolo decisivo, importante, la persona fisica essendo appunto una eh, realtà, un'entità che ha una propria dignità umana e qui poi scaturiscono altre osservazioni che fanno riferimento ai diritti fondamentali, ma poi magari ne parleremo se c'è tempo più avanti. Ma a questo punto è importante eh, soffermarsi, secondo me, su quello che intendiamo oggi eh, per protezione dei dati personali, perché dobbiamo farci porci una domanda e capire dove siamo arrivati, a che punto siamo arrivati con la protezione dei dati personali. Probabilmente tutti sanno che eh, esisteva una direttiva che il GDPR ha abrogato una direttiva che risale al 95 che già disciplinava questa materia, quindi è una materia già nota al legislatore, soprattutto europeo e eh, quindi c'è stato un percorso dagli anni no fino a, ai giorni nostri all'attualità ad oggi allora io credo che il primo passo è essere consapevoli che i tempi sono decisamente cambiati questo significa che bisogna essere pronti ad affrontare le sfide che eh, ci troviamo di, di fronte è necessario ancora una volta lo ribadisco un cambio di mentalità dal mio personale punto di vista eh, per molto tempo tutti noi siamo entrati nella nuova era della protezione dei dati e della privacy. La nuova era eh, privacy e protezione dei dati non dipende strettamente dall'evoluzione tecnologica. Penso che sia una vera e propria nuova fase che eh, ci richiede eh, un approccio aperto per essere pronti, soprattutto mentalmente, ad affrontarlo. Sfortunatamente però, devo dire questo, molte persone non se ne rendono ancora conto e continuano a trattare questa materia della protezione dei dati personali e della privacy come era in passato. Eh, qualche tempo fa, in, in realtà mh, non so se lo facciano consapevolmente o inconsapevolmente, non riescono a scoprire il cambiamento, i tempi sono cambiati. Io certamente non scopro l'acqua calda adesso, ma è evidente che oggi la protezione dei dati e la privacy richiedono una visione, un atteggiamento decisamente nuovi. Ci possiamo occupare eh, correttamente di protezione dei dati personali e della privacy solo se abbiamo un approccio lungimirante, se guardiamo un po' più avanti eh, e guardando appunto un po' più avanti di quella che è la nostra scrivania. Certamente è una questione di approccio e dovremmo cercare di cambiare la nostra mentalità con una dimensione che eh, viene definita open minded, quindi con una mentalità molto più aperta, cambiando le nostre abitudini o per lo più cambiando il nostro approccio a questo dominio della protezione dei dati personali. Tutto questo ovviamente richiede un profondo e radicale cambiamento di mentalità che però non significa non considerare o trascurare la disciplina normativa, le leggi sulla privacy, trascurare il GDPR e le altre fonti normative che abbiamo, ma semplicemente essere consapevoli che stiamo affrontando adesso una nuova era sul piano della privacy. Il GDPR è sicuramente una rivoluzione e la maggior parte di noi... Eh, fa fatica a entrare nella dimensione concettuale della protezione dei dati. Eh, dobbiamo continuare a lavorare eh, su questo settore con un approccio non più obsoleto, antico e meno fruttuoso, ma eh, un approccio che è focalizzato fondamentalmente solo sulle norme, trascurando altri aspetti che a mio avviso sono rilevanti e pertinenti. Se facciamo così, finiremo per capire solo una parte del tutto e mi rendo conto che tutto questo è impegnativo, è impegnativo cambiare approccio e mentalità, però eh, dobbiamo renderci conto che i tempi sono cambiati e dobbiamo acquisire la necessaria consapevolezza. Detto questo, passerei a dei brevissimi cenni sui sistemi intelligenti, i cosiddetti Intelligent Systems. Ma senza scendere nel dettaglio tecnico, perché non, non è il momento di soffermarsi su questi aspetti, in realtà qualche domanda: che cosa intendiamo per sistemi intelligenti? Un docente eh, spagnolo, se non ricordo male, di Madrid, ha definito i sistemi intelligenti come eh, um, un, il concetto di, di sistema intelligente emerso nella tecnologia dell'informazione come un tipo di sistema che è derivato dalle applicazioni di successo dell'intelligenza artificiale attraverso il machine learning quindi è evidente che quando parliamo di sistemi intelligenti facciamo riferimento all'intelligenza artificiale però facciamo, facendo riferimento all'intelligenza artificiale dobbiamo anche ragionare un pochino e sempre molto brevemente su quella che è la storia dell'intelligenza artificiale perché eh, riguardo ai metodi nella ricerca sull'intelligenza artificiale emerge la cosiddetta Symbolic Artificial Intelligence, che è stata poi definita con questo acronimo GOFAI, Good Old Fashioned Artificial Intelligence, da eh, John Ogland nel 1985. Il percorso storico di questa symbolic artificial intelligence è caratterizzato da un'evoluzione dei cosiddetti paradigmi dominanti. Sono stati individuati dei paradigmi dominanti che si sono poi evoluti e succeduti nel corso degli anni, dagli anni 50 più o meno fino ai eh, giorni nostri e io ne ho evidenziati alcuni: cognitive simulation, logic based, antilogical scruffy fino ad arrivare agli anni 70 con questo eh, paradigma noto come knowledge based che ha poi eh, fatto scaturire i sistemi esperti, i cosiddetti expert system. Negli anni 90 poi c'è stato un abbandono di questo approccio simbolico e ancora oggi la materia è oggetto di studio e di approfondimento. Fatto questo quadro, eh, piccole note. Anche anche sugli agenti intelligenti, i cosiddetti intelligent agents, che, che cosa sono? Sono sostanzialmente hardware più software, ci sono dei sensori che a seconda della, delle istruzioni che vengono fornite dal software compiano determinate attività. Io ho evidenziato una, un esempio, alcuni esempi di tipologie di sistemi intelligenti che ho elencato e poiché eh, questo ciclo di conferenze è dedicato al rapporto del, del, diciamo del digitale all'interno della pubblica amministrazione, vorrei far notare come tutti questi, questi esempi che sono elencati in questa slide tendenzialmente e potenzialmente potrebbero essere utilizzati eh, dalla pubblica amministrazione. E perché? Perché i sistemi di, per il trasporto sicuramente potrebbero essere utilizzati, i veicoli autonomi, eh, um, sistemi di business intelligence, sistemi che controllano salute e sicurezza sul lavoro. Eh, sistemi di comunicazione, controllo degli accessi e via discorrendo. Questo è un, questa slide serve semplicemente per esemplificare un po' quelli che sono, eh, eh, quelle che sono attualmente le tipologie di sistemi intelligenti. Io già ora eh, dubito che eh, soluzioni di questo tipo siano state attuate eh, in, nelle pubbliche amministrazioni, non soltanto in Italia, ma immagino nel resto del mondo, poi più avanti farò vedere dei documenti. E quindi è vero che ci sono eh, questi, eh, queste tipologie di sistemi intelligenti, è vero che questi sistemi vengono, eh, sono stati sviluppati, però non, eh, non ancora eh, sono, per così dire, visibili eh, nell'ambito della pubblica amministrazione. Proseguendo una domanda che eh, è, è importante porsi è se è possibile definire intelligenza artificiale. Bene, io cito eh, due autori eh, che hanno scritto un volume eh, intitolato Artificial Intelligence and Modern Approach, eh, alla, la quarta edizione che è del 2020, dello scorso anno. Perché eh, in, nella, in questo volume eh, io ho tradotto, questa è una traduzione non ufficiale, ovviamente il libro è solo in inglese. Eh, Stuart Russell e Peter Norvig eh, non forniscono una definizione di intelligenza artificiale, ma spiegano che cosa, eh, mh, quali sono i, gli aspetti legati all'intelligenza artificiale. Infatti loro dicono che alcuni hanno definito l'intelligenza in termini di fedeltà alla performance umana, eh, altri preferiscono una definizione astratta chiamata razionalità e mh, sottolineano come lo stesso argomento possa variare eh, sia nella proprietà dei processi interni di pensiero e di ragionamento, mentre altri eh, fanno riferimento al comportamento intelligente. E loro dicono poi alla fine da queste due dimensioni, l'umano versus il razionale e il pensiero versus il comportamento, ci sono quattro possibili combinazioni. E ci sono stati eh, aderenti e eh, programmi di ricerca per tutti e quattro. Quindi, secondo questa pubblicazione, che è una pubblicazione molto nota, è un punto di riferimento importante, si dice che costituisca la Bibbia dell'intelligenza artificiale, la definizione di intelligenza artificiale potrebbe cambiare a seconda del tipo di approccio. Teniamo a mente questo, eh, questa descrizione perché più avanti vedremo che cosa è accaduto sul piano normativo, che cosa sta per accadere sul piano normativo. Ancora cito Max Tegmark che ha scritto questo volume Vita 3. Io ho citato in questa slide solo alcune parti, eh, in, in particolare... Eh, Tegmark dice che l'intelligenza equivale alla capacità di realizzare fini complessi. Poi Tegmark va avanti perché eh, nella ricerca sull'intelligenza artificiale lui arriva a dire che eh, a parlare di intelligenza artificiale generale, eh, che viene definita IAG, eh, in grado di realizzare praticamente qualsiasi fine, compreso quello dell'apprendimento. E poi eh, lo stesso Tegmark eh, sottolinea come il movimento eh, dell'intelligenza artificiale benefica eh, la ritiene probabile, ma perché il riferimento a questo movimento dell'intelligenza artificiale benefica? Perché Tegmark espone eh, intanto una scala da vita 1, vita 2, vita 3 e questa è la descrizione in questo volume, cioè la descrizione di vita 3 eh, collegata sempre alla des la descrizione, all'evoluzione dell'intelligenza artificiale e descrive anche una serie di movimenti sull'intelligenza artificiale che si sono succeduti nel corso del tempo. Ancora questo, eh, questo aspetto, questo paletto è importante per comprendere un po' meglio il tema eh, che sto trattando. Lo stesso Tegmark è firmatario di questa open letter pubblicata eh, sul, su un sito, eh, su internet, su un sito che è stato, eh, che è curato da lui, ho riportato una parte eh, in inglese, una traduzione che ho effettuato di questa parte, perché questa eh, open letter è firmata anche da Stuart Russell eh, che ho citato precedentemente, mi eh, faceva eh, piacere sottolineare come eh, vengono individuati mh, nella ricerca degli ultimi 20 anni i problemi che circondano la costruzione di agenti intelligenti L'intelligenza è legata alle nozioni statistiche ed economiche di razionalità e la capacità di prendere buone decisioni, eh, piani eh, o inferenze, ma è importante eh, questo aspetto, l'adozione di rappresentazioni probabilistiche, decisionali e metodi di apprendimento statistico, ha portato a un ampio grado di integrazione e fertilizzazione incrociata tra l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico, il machine learning, la statistica, la teoria del controllo, le neuroscienze e altri campi. Quindi, come vedete. Eh, gli stessi autori quindi che si sono occupati, che si occupano da tanti anni di intelligenza artificiale, sono arrivati a prendere coscienza e consapevolezza, ma lo sapevano benissimo, che c'è un'interazione tra intelligenza artificiale e altri settori. Le neuroscienze in particolare sono un settore estremamente importante e attuale con riferimento all'incidenza dell'intelligenza artificiale e l'impatto sui dati personali. E, insomma, è interessante questa, eh, questa parte della descrizione della lettera aperta perché viene ribadito il concetto della necessità di una interdisciplinarietà, così come ho detto all'inizio, c'è bisogno di un approccio multidisciplinare. Andando avanti, eh, vediamo eh, sistemi intelligenti e pubblica amministrazione, ma la domanda è... Quali soluzioni di sistemi intelligenti conosciamo che siano attualmente adottate dalle pubbliche amministrazioni in Italia? Ho cercato di fare una piccola indagine e il risultato è questo, alcune esperienze italiane. Faccio presente che le mie slide che posso mettere a disposizione del SAI contengono dei link io adesso non, non clicco per non distrarre non distogliere dalla presentazione però se eh, questi documenti sono eh, ho creato dei link alle pagine che sono presenti su internet vedete SOJ è un importante soggetto italiano che eh, ho riportato qui il profilo è eh, sicuramente la società generale di informatica del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, e si occupa di una serie di aspetti che io ho evidenziato qui quando si clicca sul sito sulla voce piattaforme e soluzioni. Come vedete eh, si occupano di giustizia digitale, si occupano eh, di patrimonio pubblico, si occupano di eh, intelligence e controlli, di una serie di eh, temi e di argomenti. Ancora eh, abbiamo l'Agenzia per l'Italia Digitale, l'AGID. Eh, nel 2018 eh, su questa, eh, sul sito dell'AGID veniva pubblicato il libro bianco sull'intelligenza artificiale a servizio del cittadino. A servizio del cittadino. Ma stiamo parlando del 2018, è un libro bianco, un contenuto di eh, un, un, un documento che contiene una serie di eh, informazioni però poi sul piano concreto attuazione di tutto questo non c'è stata ancora eh, sempre in questo documento dell'agid si vede qual è la mappa eh, dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale in italia come potete notare anche qui c'è eh, una presenza eh, cospicua di eh, poli universitari c'è cioè la Sapienza eh, ci sono una serie di altri di altre realtà universitarie, ci sono altri soggetti eh, di rilevo pubblico questo diciamo è, quella, è la fotografia che veniva fatta in questo documento del 2018 poi però che cosa è successo? è successo che eh, nel luglio del 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico eh, lanciava questa strategia nazionale per l'intelligenza artificiale. In realtà eh, lo vedete qui in questo, eh, diciamo, riquadro in alto a sinistra, ma poi questa strategia è stata eh, confezionata, è stata documentata in questo eh, documento che eh, ho riportato qui sotto con questa copertina e fondamentalmente questa strategia si articola in quattro punti che sono evidenziati sulla destra della slide. Se eh, guardiamo il il primo punto eh, si sottolinea il fatto che c'è bisogno di, eh, avere un, di inserirsi nel contesto più ampio europeo dell'Unione Europea delle istituzioni comunitarie e quindi eh, c'è la nascita della consapevolezza che solo azioni comuni e coordinate eh, attraverso l'Europa eh, si potranno compiere con i paesi più avanzati. Non mi soffermo su questo documento, faccio solo presente che il primo ottobre eh, del 2020 questo, eh, questa strategia è andata in consultazione pubblica, però al momento non c'è nessuna attuazione concreta a livello pubblico. Ancora una notizia, eh, perché eh, ho riportato questa è una notizia eh, di ieri. 12 ottobre eh, in Italia eh, a causa del covid è consentito l'accesso ai luoghi di lavoro soltanto ai lavoratori che sono muniti del cosiddetto green pass e eh, c'è stato un intervento del governo che ha eh, con dei decreti legge e con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha eh, disciplinato, ha dettato, sono state dettate delle, eh, delle norme, dei criteri per stabilire come eh, deve essere effettuato il controllo dei lavoratori all'accesso eh, al luogo di lavoro. E eh, si è espresso il garante italiano per la protezione dei personali. Che ha dato sostanzialmente l'ok ok alle nuove modalità per la verifica del Green Pass. Perché riporto questa notizia? Perché eh, vedete sulla parte destra della slide la verifica è possibile eh, che venga effettuata anche attraverso modalità alternative. Hanno sviluppato un'app che si chiama Verifica C19 attraverso la quale viene letto il QR code perché ogni cittadino che ha eh, effettuato il doppio, la doppia vaccinazione o ha avuto il covid o ha un, si è sottoposto ad un tampone nelle 48 ore, a questi soggetti viene rilasciato un certificato verde, si chiama Green Pass, che ha un QR code per mantenere l'anonimato. E attraverso quest'app verifica c19 si può verificare se il certificato è valido o non è valido sostanzialmente il ministero il governo ha consentito eh, per, immaginando luoghi di lavoro dove ci sono eh, moltissimi lavoratori e diventava complicato controllarli, controllarli uno per uno ha autorizzato un controllo automatizzato attraverso dei software che può essere poi installato su dei dispositivi. Beh, questo è un sistema di automazione, ma certamente non è una soluzione di intelligenza artificiale. Ma abbiamo fatto questa carrellata eh, della, eh, della situazione italiana, quindi ci sono molte soluzioni per fare una sintesi, ci sono molte soluzioni che sono soluzioni applicative, ma mancano delle soluzioni eh, vere e proprie di intelligenza artificiale con le quali, attraverso le quali soluzioni viene rimessa, viene lasciata la decisione ad una, ad una macchina. Intanto in Europa che cosa è accaduto? È accaduto questo, io vi faccio vedere eh, due slide che rappresentano un po' il percorso che c'è stato dal 2015 in avanti. Hanno iniziato diversi organismi tra l'European Data Protection Board, la Conferenza internazionale dei garanti, dalla 38 Conferenza internazionale dei garanti, il Parlamento europeo, la Commissione europea. Hanno iniziato ad occuparsi del fenomeno della robotica, dell'intelligenza artificiale in relazione proprio alla protezione dei dati personali. Ancora c'è questa ulteriore slide con la quale rappresento un po' il percorso che si è eh, fatto dal, dall'anno successivo, perché la slide precedente si fermava al 2018, dal 2019 al 2020 ci sono stati molti interventi pubblici tra eh, Consiglio d'Europa, Parlamento europeo, European Data Protection Supervisor, Agenzia eh, per i diritti eh, fondamentali e Parlamento europeo, diversi organismi che hanno prodotto dei documenti sul tema intelligenza artificiale e eh, protezione dei dati personali e, e, e quindi cercando di approfondire quale tipo di approccio potesse essere quello più corretto. Ma poi arriviamo proprio ad un documento di quest'anno, che è il documento eh, dell'11 marzo del 2021, è, un, è il documento che è stato pubblicato dal Consiglio d'Europa proprio. Eh, all'interno di questo comitato di cui faccio parte il CAI, eh, il comitato sull'intelligenza artificiale, che eh, è un documento sull'intelligenza artificiale nel settore pubblico. Io ho riportato eh, a sinistra della slide una parte eh, di questo documento che ho tradotto perché è il documento in inglese dove eh, viene evidenziato quello che dicevo prima, cioè Esiste nel settore pubblico il processo decisionale automatizzato, ma lo stesso Consiglio d'Europa riconosce esplicitamente che non ci sono sistemi completamente autonomi in uso nel settore pubblico. Peraltro viene sottolineato il problema delle basi legali per poter utilizzare questi sistemi autonomi e in questo documento si fa riferimento ad alcuni esempi come la Germania e i Paesi Bassi, dove ci sono delle leggi che ehm, disciplinano il processo decisionale, decisionale automatizzato oppure dove ci sono delle leggi che fanno riferimento a livello europeo, per esempio, al, eh, al tema della protezione dei dati personali. Ehm, quello che mi preme sottolineare è che il documento del Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è un organismo ampio, non vi fanno parte solo eh, i paesi dell'Unione Europea, ma siedono paesi eh, anche di altre parti del mondo. E quindi un documento del genere che attesta che non ci sono sistemi completamente autonomi. Nel settore pubblico è decisamente importante. Io probabilmente sono stretto con i tempi, per cui cercherò di andare avanti molto velocemente in questo documento che vi ho evidenziato eh, poco fa. Viene descri vengono descritti tipi di applicazioni di intelligenza artificiale che potrebbero essere utilizzate nel governo. Il nat natural language processing, lo speech recognition, uh, computer vision, machine translation, robotics, e ancora rule-based systems, machine learning. E poi uh, le applicazioni, sempre in questo documento del Consiglio d'Europa, eh, di intelligenza artificiale che possono essere utilizzate nel settore pubblico. Eh, questa è sempre una traduzione che ho fatto io il documento in inglese. Eh, dice il documento che si potrebbe sostenere che il settore pubblico è attualmente in ritardo nell'adozione dell'intelligenza artificiale. Però, i governi stanno cercando di recuperare questo ritardo e mh, so, ci sono, sono... Sono stati identificati 50 paesi, compresa l'Unione Europea, che hanno eh, eh, partecipato all'introduzione di strategie nazionali di intelligenza artificiale. Ancora, questa è una mappa che è trovate nel documento del Consiglio d'Europa. Ma a questo punto eh, c'è da mh, capire pure che tipo di intervento è stato fatto dalla Commissione europea. La Commissione europea, vedete, al primo punto eh, c'è eh, questa partnership pubblico-privato sull'intelligenza artificiale, sulla, eh, sulla eh, robotica che deve essere definita eh, per eh, un intervento comune. È una strategia di ricerca e di innovazione che fa parte dell'agenda per l'Europa. Quindi e, le, la Commissione europea si è fatta carico eh, di, questo aspetto, di questo aspetto di ritardo rispetto al resto del mondo e quindi ha, una, eh, eh, ha deciso di implementare questi temi nell'agenda eh, per l'Europa. Ma a un certo punto, il 21 aprile del 2021 è stata pubblicata la proposta di regolamento del Parlamento europeo che stabilisce le regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, la cosiddetta legge sull'intelligenza artificiale. Ma eh, se noi guardiamo questo testo, l'articolo 3, che è fondamentale, dice questo: definisce un sistema di intelligenza artificiale come un software. Quindi se siamo partiti dalla descrizione di Stuart Russell e di Peter Norbick che facevano fatica a descrivere l'intelligenza artificiale, ci è arrivato il legislatore europeo definendo il sistema di intelligenza artificiale come un software. A questo punto in Europa, questa è una proposta di regolamento se verrà approvata così com'è, avremo una legge in Europa che definisce un sistema di intelligenza artificiale come un software, ma da qui scaturiscono delle conseguenze. Conseguenze di carattere eh, etico, conseguenze di carattere tecnico, conseguenze di carattere giuridico. Quale approccio dobbiamo eh, avere verso l'intelligenza artificiale? È difficile eh, il rapporto tra intelligenza artificiale e protezione dati personali, però non possiamo eh, assolutamente, chi si occupa di protezione dei dati personali non può prescindere dal, dal, dall'innovazione, dallo sviluppo tecnologico, non, non è possibile censurare lo sviluppo tecnologico. Lo sviluppo tecnologico va favorito, va eh, incentivato, bisogna trovare il corretto equilibrio nel rapporto tra protezione dei dati personali e intelligenza artificiale. Ancora un aspetto che voglio ribadire è quello della multidisciplinarietà tra tecnici e giuristi, come ho detto in principio. Ma poi eh, vorrei fare un passaggio su questa esperienza internazionale in IEEE, perché io ho fatto parte, faccio parte, sono un membro di IEEE e un membro di IEEE Standard Association, e ho fatto parte di, del gruppo di lavoro che ha lavorato su questo Ontological Standard for Ethically Driven Robotics and Automation Systems. Peraltro, questo, eh, questo standard ha ricevuto un premio ed è stato premiato il, il gruppo di lavoro. Quindi anch'io sono stato premiato per il lavoro svolto. Io ero il CHAVE, sono stato il CHAVE in questo gruppo. Del, del, del sottogruppo eh, data privacy and protection. È stato un lavoro molto molto interessante e qui è stata testata sul campo la possibilità di mettere in pratica la multidisciplinarità alla quale facevo riferimento, perché io come giurista ho dovuto eh, interfacciarmi, ho dovuto interagire con tecnici, eh, prevalentemente tecnici. E, eh, cercare di, eh, di trovare insieme l'equilibrio per poi eh, arrivare al documento finale, l'etica. L'etica è un aspetto importantissimo dal quale non possiamo assolutamente prescindere. L'etica e la protezione dei personali non ci sono norme, sulle, norme giuridiche sull'etica. L'etica la ricaviamo, per esempio, parlando di protezione dati personali da alcuni principi che sono contenuti, soprattutto nell'articolo 5 del GDPR, e eh, in questa slide faccio riferimento a eh, un documento della Stanford en Encyclopedia of Philosophy. Che ha, eh, il cui titolo è Ethics of, of Artificial Intelligence and Robotics, dove sono stati evidenziati quelli che, m, le, quelli che possono essere le maggiori criticità. Come vedete, ce ne sono diverse: eh, la, man, la manipolazione del comportamento, eh, privacy e surveillance, eh, i sistemi autonomi, e via discorrendo. Il documento è molto importante. Poi, chi fosse interessato può andarlo a leggere. Quali sono i rischi dell'intelligenza artificiale? Questo è un elenco ovviamente semplificativo e non esaustivo. Ci sono rischi per la privacy, eh, bias o biases ed equità, mh, automazione del lavoro. Molto spesso sono, state sono stati utilizzati strumenti di intelligenza artificiale per selezionare candidati a dei posti di lavoro. e il software, l'algoritmo ha sbagliato. Eh, incidenti, per esempio, giustizia predittiva è un altro aspetto dove è stato, è stato fatto un tentativo di utilizzo, soprattutto negli Stati Uniti, di eh, utilizzo di intelligenza artificiale nel, nel settore della giustizia, anche qui ci sono stati ehm, aspetti negativi errati. Insomma, ci sono diverse criticità e sarebbe eh, importante poi soffermarsi su ciascuna di esse, ma adesso non c'è tempo. Eh, ho, mh, faccio riferimento cito questa fonte di McKinsey. Quali sono le conseguenze involontarie dell'intelligenza artificiale? Vedete, ce ne sono diverse per gli individui, per le organizzazioni e so per la società, eh, a partire dalla eh, reputazione, dagli aspetti reputazionali e dalla privacy, ad andare a finire la parte legale e di compliance per le organizzazioni, alla eh, ehm, l'integrità eh, delle infrastrutture per la, per la, so, per la società. Quindi c'è una preoccupazione, esiste una preoccupazione sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei vari ambiti. E parlando di privacy, come dicevo, possiamo eh, estrarre dei principi che sono quelli contenuti nell'articolo 5, tra i quali mi fa piacere ricordare la trasparenza. L'etica, come dicevo, non è codificata nei principi, ma la trasparenza ne è un esempio. Il principio privacy by design o no data protection by design, by default, contenuta nell'articolo 25, anche qui ci sarebbe da dire parecchio, ma non c'è tempo. E eh, quali sono le sfide? Le sfide secondo me sono una eh, adeguata consapevolezza, quindi essere consapevoli della realtà in cui viviamo, essere consapevoli di quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione e eh, essere consapevoli dell'utilizzo, dell'impatto che questi strumenti hanno sulle persone e sulla, e sulla società. L'intelligenza artificiale sicuramente è una... Una delle sfide importanti. Eh, non possiamo, come ho detto, non possiamo c'è un legame con l'etica, non possiamo prescindere dall'etica, al di là delle soluzioni tecniche adottate o da adottare, i temi legati al riconoscimento facciale, per esempio, e l'intelligenza artificiale eh, hanno un impatto molto elevato sulla protezione dei dati personali. Il, il tema delle neuroscienze e delle neurobioscienze. Quanta consapevolezza hanno dal lato di chi studia questi aspetti, quindi dal lato degli scienziati, dell'impatto che possono avere determinate tecnologie sui dati personali, sulle persone? E poi c'era questo approccio innovativo che è definito da Premo, e vi spiego brevemente di che cosa si tratta. Nel 2020 ho pubblicato questo volume eh, consapevolezza, GDPR e privacy, consapevolezza e opportunità. Il capitolo 4 di questo volume è, eh, contiene la descrizione di questo modello relazionale che, eh, il cui acronimo è DAPREMO. Recentemente, a luglio di quest'anno, ho pubblicato su ArcSiv un documento solo in inglese al momento, eh, The Approach with the Data Protection and Privacy Relationships Model DAPREMO, che costituisce un, un update, un aggiornamento di quello che è il contenuto eh, di questo eh, capitolo 4 che è presente in questo libro. Eh, il contributo pubblicato su ArcSiv è in corso di pubblicazione su una rivista americana, ma da primo vedete il logo, eh, sembra, è un cerchio con delle. Eh, dei segmenti che si intersecano. In realtà eh, è, un, eh, è un modello basato su alta matematica, sulla teoria degli insiemi. Matematicamente questo logo che vedete si chiama fibrato vettoriale e eh, ci, sono, ci sono riferimenti a, a, a espressioni matematiche, a espressioni di alta matematica, che adesso qui non, non sto a ripetere, ma se dobbiamo, la mia idea di applicazione di D'Appremo all'interno della pubblica amministrazione banalmente eh, fa riferimento alla richiesta di un documento che viene fatto alla pubblica amministrazione. C'è un soggetto che fa un'istanza alla pubblica amministrazione e eh, a, quest, a questo punto la pubblica amministrazione gestisce questa istanza con, attraverso l'ufficio competente. Eh, io dico, immaginate come, eh, immaginate da premo, da premo è uno strumento, immaginate eh, uno scenario come quello della realtà aumentata, dove ci sono eh, delle eh, risorse, io li chiamo degli oggetti, ma questi oggetti costituiscono i processi che vengono utilizzati all'interno di ciascun ufficio, all'interno di ciascuna attività, è come se fosse un sistema stratificato dove ogni strato ha un suo significato proprio. Molto spesso noi non guardiamo eh, tutti i componenti della realtà che ci circonda, guardiamo solo una parte, abbiamo una visione bidimensionale, questo modello da primo consente di avere una, una visione multidimensionale e consente di guardare tutti eh, gli oggetti e quindi tutti i processi collegati a, eh, a quella determinata realtà. Qui faccio una breve descrizione del, di, un, di un esempio eh, di, di una pubblica amministrazione e, eh, e concludo con questo eh, logo facendo presente come ciascuna intersezione di quei segmenti con un altro segmento costituisce un punto di intersezione tra insiemi perché io ritengo che il nucleo, quello bianco che vedete al centro, è il nucleo principale che contiene la, la disciplina sulla protezione dei dati personali e attorno c'è tutta la realtà che si interseca sempre in ogni momento con la protezione dei dati personali e con la privacy. Per cui se non si presta attenzione ai singoli punti di intersezione e quindi all'analisi corretta delle singole realtà, eh, difficilmente si eh, potrà avere un approccio corretto ed esaustivo a, a, a tutto quello che eh, ci interessa approfondire. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e eh, rinnovo i miei ringraziamenti al professor Martino, al SAI e all'Accademia. Muchas, muchas gracias, le enviamos un um, applauso. Uh, Digital. Uh, uh, ha sido exhaustiva la presentación de Nicola Fabiano, por lo cual le agradecemos muchísimo su contribución. Y entonces pasamos al segundo orador del día de hoy, también italiano, pero este habla español. Valentina Sapupo va a hablar de, después del sistema público de identidad digital, perfiles virtuosos y críticos de la ciudadanía digital, que es un tema que nos interesa muchísimo. Valentina Zapupo es abogada por la Universidad de Catania, es asociada en uh, Legal Consulting, es miembro del Comité Permanente del SAI, es decir, de lo que estamos haciendo ahora, es miembro del AIGA, Asociación Italiana de Giovani Avocati es miembro del Federal Privacy y miembro de Elsa European Student Association. Es experta legal en el mundo digital, protección de la privacidad, protección de datos biométricos. Se especializa en la ética de la información. Colabora con diversas plataformas de información, incluida la de Air Learning Specialist ha sido seleccionada como excelencia italiana por la EWA, Excellent Webinar Academy. Al, al, Valentina Zapupo, te escuchamos. ¿Seis? ¿Sí? ¿Estás? Quítate el... Uh, Estás muteada. Recién habías compartido la pantalla. ¿Vas a compartir ahora? No se sabe. Sí, sí, tiene que abrir el micrófono, pero no lo abre. No sé por qué. No soy cohost. Está bloqueada. Bueno, no sucede muchas veces eh, en la vida. Eh, sí. Si, okay. si lo... ¿Cómo? Eccomi, eccomi. Buonas tardes a tutti. Io stavo muteada eh, e ora tutto bien. Eh, muchas gracias, professor Martino. Eh, muchas gracias all'Accademia, al presidente Juan Carlos Ferreri. Eh, soy muy feliz de hablar esta, esta tarde. Eh, bien, voy a compartir mi pantalla. Eh, 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 está deshab deshabilitada. Por favor, os quiero vale. que... Juan, Juan, dice uh, Valentina que, está de, que no está habilitada para compartir pantalla. Podríamos habilitarla siempre que Juan esté atento a nuestras cosas y si no es muy sencillo yo, creo que sí. yo no soy yo Pero no soy las ventajas de este mundo es que siempre podemos usar algún medio entonces Juan Juan eh, en el mente profesor E hai pensato Aunque pensavamo Lo sto chiamando per telefono. Ok. Eh, ok. Muchas gracias. <laughs> Eccoci. Ahí está. Eccoci. Ok. Allora eh, Buonas tardes a tutti che non si ascoltano da Argentina. Eh, Buonas noches a tutti che non si ascoltano da Italia. Nella mia charla io parlo eh, del tema dell'identità digitale e della cittadinanza digitale, eh, dei profili eh, critici e virtuosi del suo sistema. Empezamos. El concepto de identidad digital incluiría, por un lado, la proyección de la identidad personal de un individuo en la web, y por, otros, por otro, todos, todas aquellas técnicas de identificación de las personas que le permiten actuar en realidad virtual. Utilizzando herramientas informáticas. La identità digital è riconosciuta per tutti, cittadini e non, e così come eh, per i legali eh, rappresentanti per delle persone giuridiche. Il concetto di cittadinanza digital in cambio, potrebbe entenderse como una extensión de la ciudadanía tradicional, es decir, como el conjunto de derechos y deberes che, gracias al apoyo di de determinate herramientas e servizi informatici, contribuiscono a semplificare la relazione tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche, realizzando la partecipazione nella società della rete questo senso, a partire dal 2017 in Italia, con il CAD, il codice dell'amministrazione digitale, la disciplina italiana clave della che parlerò eh, a breve, definisce la naturalezza della chiamata targitta del cittadinia digital e prevede il diritto riconosciuto a los ciudadanos e impresas a una identità e un domicilio digitale così come il diritto a utilizzare i servizi pubblici online in forma sensibile e mobile oriented, così come il diritto a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e per realizzare i pago digitalizzati. Per avere un'evoluzione storica, vediamo eh, che STM ha il suo origine nel progetto più ampio dell'Europa digitalizzata, cui obiettivo è massimizzare l'uso di strumenti digitali per completare il progetto di un mercato unico digitale europeo a partire dalla direttiva 2006-123. Eh, del Parlamento Europeo del Consiglio, Consiglio sopra il servizio il mercato, eh, mercato Interior. per lo tanto è fondamentale il mutuo riconoscimento transfrontaliero delle funzioni administrative essenziali include la identificazione elettronica i documenti elettronici le firme elettroniche e i servizi di entrega elettronica così come la interoperabilità dello servizio di de amministrazione elettronica in tutta la Unione Europea. Da 2013 in Italia si è stabilito il marco regolatorio eh, per lo speed, in linea con la ipotesi che in ha avviato nei principali Stati membri dell'Unione Europea, Immaginate eh, per superare le limitazioni della preexistente Carta Nazionale de, de los Servicios Administrativi e la cédula di identità elettronica. Todo questo, anche con il fin di evitare che il delicato tema di de accesso a servizi pubblici per i cittadini, cada vez più problematico da gestire a livello di amministrazione individuali. Per i costi e crescenti problemi di sicurezza, potrebbe convertirsi in prerogativa di individui privati senza nessun controllo da por parte del Stato. Il 9 de dicembre del eh, 2014 si pubblicò eh, la prima medida normativa di de implementazione dello SPID in Italia prevista poi per il CAD, il Codice dell'Amministrazione Digital, per la gestione dell'identità digitale dei cittadini e delle imprese, e con un posterior decreto che si è attribuito all'Agenzia per la, a, la Digital, Agid la tarea di adottare le regolazioni adeguate per permettere l'applicazione di questo sistema di riconoscimento digital. De questa forma, la AGIT nel eh, 2015 emette la normativa con la quale si identificarono le regole tecniche e i procedimenti per l'implementazione eh, del sistema SPID. Um, Come accreditarlo sui gli che possono emettere l'identità digital e i um, procedimenti adeguati per permettere che i gerenti um, emettano identità digitali mediante l'uso del sistema di de identificazione por computadora per i solicitantes ciudadanos. <susurra> La situazione in Italia eh, può essere eh, descritta con questa imagen per quelli che que non tiene claro come opera la gerarchia delle fuentes europee con respecto agli status membri individuales. Semplicemente me gustaría acclarare che ogni intervenzione regolatoria italiana nel campo della digitalizzazione del servizio non è che un esercizio di trasposizione di opzioni supranazionali dell'agenda digitale europea. Vediamo che la prima referenza organica per le tecnologie dell'informazione informazione e dell'amministrazione pubblica in Italia il decreto legislativo 39 del um, 1993, cui obiettivo era regolare il disegno e il desarrollo e la gestione dei sistemi automatizzati di de informazione delle amministrazioni pubbliche. Con la subsiguente legge 59 del 1997, eh, se contempla la sostituzione del documento di identità in papel per il el documento elettronico in Italia. Con la legge 927 del 1997, si è la Cedula di identità elettronica in Italia, la CIE, eh, con il decreto presidenziale. Eh, 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 53 eh, eh, del 1997, eh, circa la firma di Chital e il protocollo informatico fu eh, fu eh, inquadrato con il decreto 428 del 1997. A disposizione fondamentale desta prima fase di de normazione dell'identità chiital in Italia eh, che appunta a una riorganizzazione organica di tutto il settore, fu il, Pre il decreto de presidenziale 445 del 2000, eh, che dispone tutte le disposizioni legislative e regolamentari sopra documentazione amministrativa, informatica e de papel, introducendo la, la, la sostituzione del papel. Il seguente passo eh, si se dà nel 2005, quando si raccoglie eh, tutta la disposizione relativa all'attività attività digitali eh, digital delle la, de pubbliche amministrazioni, eh, si reor reordenan in un solo testo normativo, il CAD è il codice dell'amministrazione digitale, posteriormente modificato con una serie di de decretos legislativos che, eh, per ultimo, eh, traspone il regolamento EIDAS, di che parlerò a breve. Con il decreto legislativo eh, numero 217 del 2017, eh, l'Italia ha tomato Medidas per promuovere per implementare los derechos de ciudadanía digital hasta lo, ul, los últimos cambios por il decreto legislativo eh, de, mm, numero 76 del 2020, eh, modificato por la ley 120 del 2000, eh, do, eh, 2020. <coughs> per analizzare la situazione in Europa. Vediamo che eh, in questa immagine è eh, inquadrato il progetto della decada digitale de d'Europa, Meta Digitales para il 2030, in cui si scrive che l'Europa aspira a, capaci a capacitar le imprese e le persone per un futuro di digital sostenibile, più prospero e centrato nel ser humano. Vediamo, adesso immaginiamo che eh, nel progetto europeo si parla di cittadinia digitale. Se tengo in cuenta i diritti e i principi per gli europei, eh, tra i eh, diritti digitali, eh, vedremo vere, vere, che eh, eh, si parla di de libertà d'espressione, incluso l'accesso all'informazione eh, diversa, fiabile, trasparente. La libertà di gestire un negozio online, la protezione della vita privata e dei dati personali e la protezione della creazione intellettuale delle persone nel spazio online. Eh, tra i principi digitali, vediamo che <coughs> si parla eh, dell'idea di de un entorno online sicuro e fiabile. De la e le capacità digitali universali per tutti i cittadini europei, l'accesso a sistemi e dispositivi digitali rispettosi con il medio ambiente, se habla di un'amministrazione e servizi pubblici digitali, accessibili e centrati nel ser humano. Di applicare principi eticos applicabili a los algoritmos algoritmi centra, centrati nel ser humano, della protezione e de della capacitazione dei bambini nello spazio online e del ai a servizi sanitari digitali. Anche in questa imagen vediamo <coughs> Che nel progetto di digitalizzazione europea si parla di capacità, di infrastrutture digitali sicure e sostenibili, di trasformazione digital delle imprese e di eh, de digitalizzazione dei servizi pubblici. Oh, Ok. Chiedo disculpe. Oh. Ehm Los quiere impresionar. Estamos impresionados. Eh, eh questo è il bello della diretta. <laughs> Um, per, quindi, um, circa um, il progetto um, di digitalizzazione europea, um, vediamo uh, che uh, la Commissione europea parlò il 19 de febbraio del 2020 del processo di de transizione digitale. Eh, Presentò un pacchetto di proposte per promuovere e appoggiare il processo di transizione digitale, che include la eh, comunicazione sulla eh, strategia europea di dados, la numero 66, il libro blanco sobre l'intelligenza artificiale, numero 65, e la comunicazione marco sobre dar forma al futuro digital per l'Europa. Eh, Numero 67. Ehm, proprio en, eh, la comunicazione numero 67, titolata Dar forma al futuro digitale dell'Europa, si dimostra come questo processo di de digitalizzazione destinato all'approximazione tra i cittadini e le amministrazioni pubbliche ha un lungo cammino per recorrere. Tra gli obiettivi dichiarati, vediamo che si parla di migliorare la vita dei cittadini anche mediante l'uso delle tecnologie per interagire con le amministrazioni e i fornitori de servizi pubblici, contribuire ad una società aperta, democratica e sostenibile, garantire la sicurezza degli usuari online, permettere il sviluppo delle imprese digitali innovative, garantire il controllo por parte dei cittadini dei loro dati e della sua de su identità digitale, Confiables anche nel settore privato attraverso il regolamento EIDAS. Il regolamento che si intitola De identificazione elettronica e servizi de Confianza del 2014, che introduce un marco standardizzato per la accettazione di firme e di identità elettronicas, e la riunione straordinaria eh, del Consiglio europeo celebrata in ottobre del 2020, i leaders della Unione europea chiederono alla Commissione di presentare una bruscola digitale che definisce l'orizzonte digitale europeo eh, 2030, di eh, redattare un plan per l'identificazione elettronica, il el, chiamato el AID, tutta in cuenta le firmas digitales. Sin, quer, sin querer sovraccargarmi demasiado questa charla, questa mia presentazione, completo è l'analisi del marco regolatorio, essendo alcune eh, referenze al regolamento EIDAS. Che è la base regolatoria comunitaria eh, sopra eh, l'identità digitale implementata in Italia con il decreto legislativo 179 che modificò ed integrò il CAD, il Codice dell'amministrazione digitale, e il regolamento EIDAS. Con l'obiettivo di facilitare l'uso transfrontaliero dei medios di de identificazione elettronica dei distinti Stati membri della Unione Europea, stabilisce le condizioni in cui i Stati membri riconoscono i medios di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche di un altro Stato membro. Grazie al principio di mutuo riconoscimento e di mutua acceptazione dei sistemi di de identificazione elettronica interoperabili. Per accelerare tutto questo processo, attraverso i chiamati eh, Trust Provide, Service Provider, LTSP, EIDAS, Simplifica le condizioni di competenza per questi servizi provider. Reconocono a i cittadini e le imprese i diritti la identidad e al domicilio digitale a utilizzare i servizi pubblici online e A partecipare in maniera effettiva e nel procedimento amministrativo por via elettronica e a realizzare pagos digitalizzati, e promuove la elevazione del livello di de qualità dei servizi pubblici e di confianza in digital. E per ultimo, establecer la figura del commissario della agenda digital. Che è SPID e è para che eh si se applica in Italia. In Italia eh, lo SPID è il servizio di identità digital para los ciudadanos e las empresas ehm se applica a partir eh del 2019. eh los ciudadanos eh, pueden su identità digital para accedere a los servicios digitalizados de las administraciones europeas e nazionale, superando gli antichi procedimenti che requerivano la visualizzazione dei documenti di de identificazione, di papel o lo scudigosto di accesso. La identità digital è definita come la rappresentazione informatica della corrispondenza uno a uno entre un usuario e i suoi attributi di identificazione, verificati a tutti i dati recogliuti e registrati in formato digital. nel decreto SPID, esso è scritto. Basicamente, eh, SPID è eh, una identità digitale pubblica formata da un paio di credenziali esteticamente personali, un username e una password, che abilita i usuari per realizzare determinate attività nella rete e con le quali eh, si eh, può accedere ai servizi online dell'amministrazione pubblica. E nel sistema pubblico delle identità digitali, lo SPID è stato conformato per un congiunto aperto di entidades che, previa accreditazione por parte di AGID. Gestionano i servizi di de registro e de la previsione di credenziali e strumenti di accesso alla rete per i cittadini che hanno eh, eh, identità digitale. Per ottenere un cittadino o una eh, un impresa, la scredenziale S.P.I.D. semplicemente eh, se deve essere eh, una sollecitù da uno degli los eh, leamados identity providers accreditato sporagid, che in Italia sono Aruba, Infocert, intesa, Namirial, poste italiane register sielte team o lepida e eh, eh, sì, se ne aggiungeranno altre nel tempo además di esso eh, eh, identity providers privados in italia sta anche rao che eh, è l'official d'Autorità autorità di registro che è un'amministrazione pubblica o una FIS autorizzata eh, che eh, può attivare SPID a sollecito degli interessati. Gli eh, Identity Providers offrono tre livelli differenti di sicurezza. Nivel 1, <coughs> con le credenziali SPID dell'usuario, il nome dell'usuario, il contrassegna e la password. Il livello 2 con credenziali speed, la generazione di un codice di accesso e di contrassegna temporale con un solo uso, lo chiamano OTP. E il livello 3, che prevede l'uso di soluzioni di sicurezza tradizionali. Quali sono? Quali sono i profili virtuosi e le criticità di questo speed, questa identità digitale per noi cittadini italiani? Lo speed è gratis, semplice e sicuro. Eh, frente all'utilità della speed per facilitare l'accesso automatizzato a diversi servizi della pubblica amministrazione, per esempio per accedere agli avvisos di concorso, ai siti previdenziali, al sito web dell'agenzia tributaria, accedere al fascicolo elettronico, al el cashback, al bonifico di mobilità, al bonifico di vacanze, esistono varie questioni critiche. Entre essi, più del 75% delle attivazioni dello Speed si attivano eh, con un processo fisico. È la officina, soprattutto delle Poste italiane, e che il riconoscimento da remoto è quasi sempre uh, a pagamento. Un altro aspetto critico è es che, que, secondo l'avviso Agid, di ottobre 2020, non è possibile avere varias eh, identità digitali conectadas al mismo numero di telefono. Sin embargo, per migliorare l'accessibilità la dallo servizio pubblico digitale da parte degli studenti più fragili, si potranno delegare a chiese le credenziali superando así, eh, la proibizione. Il problema è es che que tuttavia falta il decreto di de attuazione previsto per il decreto di de semplificazione, che stabilirà i procedimenti operativi del sistema di de gest de gestione e eh, di de delegazione eh, dei FID. Un'altra criticità è es che que, es que è che chi è in possesso del SPID co de eh, co corre il rischio di avere de una desactivazione automatica per inattività o incluso per la expirazione del plazo di de validità. Per avere una comparazione della legislazione italiana, argentina e europea, eh, vediamo che in Italia. Eh, con il decreto crescimento, si abbiano introdotto altre misure per assicurare il desarrollo del processo di de digitalizzazione, permettendo l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione eh, de forma semplificata, ottimizzando il uso e logrando una maggiore efficienza, opportunità e uniformità di distribuzione in tutto il territorio nazionale. También se ha reformato il Código di Amministrazione Digitale, il CAD, con l'obiettivo di creare una Carta di Ciudadanía Digital che permette digital de digitale dei ciudadanos e delle de, imprese de a los datos e servizi delle amministrazioni pubbliche. Con il Decreto 76 del 2020 che contiene misure urgenti di semplificazione e innovazione digitale, si propone un'intervenzione organica urgente che forma una parte dell'agente di semplificazione amministrativa italiana per il periodo 2020-2023 e che prevede l'accesso a tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione italiana attraverso SUSPID attraverso la sedula di identità digitale o attraverso questa app, io eh, il domicilio digitale para eh, professionales incluito los che non sta iscritto in los registros professionales. la semplificazione e il fortalecimento del domicilio digital per los ciudadanos, la presentazione di autocertificazioni sollecitudine e de declarazione direttamente attraverso de questa app IO, semplificazione per l'emissione delle chedules di de identità digital, la chiamata CIE, una piattaforma unica para la notificazione digitale di tutti gli atti della de pubblica amministrazione e degli atti giudiziari via PEC, la semplificazione della firma elettronica avanzata, il apoyo per l'accesso della persona con discapacità, le regole omogenee per tutte le administrazioni pubbliche per comprar digitali, la formazione digitale dei empleati pubblici e il disegno di servizi digitali per la cittadinanza è la semplificazione e il fortalecimento della interoperabilità d'entre las bases de, de datos publicas, e la medidas para garantizar la piena accessibilità e l'intercambio de datos entre las públicas administraciones e, por último, la semplificazione e il fortalecimiento della Plataforma Nazionale Digital de Datos Públicos. Eh, per <coughs> attenzionare la situazione in Argentina, eh, vediamo che in Argentina, in virtù dell'articolo de 99 della Costituzione nazionale e con il decreto 434 del 2016, con l'approvazione la del plan di de modernizzazione dell'Estato, il, il governo pretendia di llevare a capo un progetto strutturato in un marco di plena trasparenza amministrativa orientato a migliorare le capacità come condizione necessaria per il desarrollo economico, produttivo e sociale social del Paese e per migliorare la qualità... De vita dei cittadini mediante l'uso de eh, recursos e al desarrollo de tecnologías aplicadas a pubblica central e decentralizzata. Inoltre, para la ejecución del plan di de modernizzazione del Estado, se ha attribuito al Ministerio di Modernizzazione diverse competencias di attuazione. Nella la presentazione al Plan di de Modernizzazione del Estado. Si afferma che è necessario incrementare la qualità de los che presta l'Estato Stato, integrando las de la tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni, semplificando los trámites favorecendo la reingegneria del processo e offrendo ai cittadini la possibilità di migliorare l'accesso alla informazione personalizzata attraverso de medios telematici coerenti e completos. Fomentando la partecipazione attiva della cittadinanza ciudadan e i processi di toma di decisione, così come il disegno, la implementazione, il seguimento e la delle politiche pubbliche. Il PLAN argentino è strutturato in cinque leyes. Vediamo che eh, sta il plan di tecnologia e di governo digital che se propone fortalecer e incorporare infrastruttura tecnologica in la red eh, con il fin di facilitare la tra i cittadini e i diversi organismi pubblici, la gestione integrale completa dei suoi umani. E eh, vediamo che per la Argentina è fondamentale che la gestione delle persone si accompagni di un processo di cambio organizzativo che permita avanzare in su gerarchia, facilitando l'apprendizia e la incorporazione nuove tecnologie e processi per lograr la professionalizzazione dei de lavoratori dell'amministrazione pubblica. <coughs> e la gestione con risultato e compromessi pubblici. Eh, Vediamo che si tratta della istituzionalizzazione de processi che permettano tanto la definizione di de priorità per tomar decisioni. Sono aspetti fondamentali nella busca di un stato socialmente efficiente e completo. Asimismo, è necessario, secondo il suo quadro normativo, promuovere la cultura dell'efficienza pubblica attraverso de un modello di gestione che haga énfasis sui risultati e la qualità dei servizi. E per ultimo, vediamo. Eh, che eh, si eh, tratta del governo aperto e della innovazione pubblica e della strategia del paese digital, che è eh, un hegeo trasversale orientato a creare eh, un rapporto con l'amministrazione, una, 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 un un rapporto con le amministrazioni pubbliche, provinciali, municipali e della città eh, autonoma di Buenos Aires, ponendo al servizio del desarrollo congiunto delle amministrazioni, delle esperienze e delle pratiche eh, in tutto il territorio nazionale. Ok. Per la realizzazione di un governo aperto tecnologico, il progetto normativo argentino prevede la gestione documentale e la creazione di un archivio elettronico con il fin di facilitare la gestione di documenti, accesso, così eh, come la implementazione di una piattaforma di informazioni digitali di processamento remoto e le relazioni con il cittadino. Per lo tanto, con il fine di stabilire le condizioni tecnologiche, legali e amministrative necessarie e sufficienti per l'amministrazione, per che l'amministrazione abbandoni il papel e si convierta in un'officina digitale remota con servizi di accesso permanente e globale, nel 2018 in Argentina... Si parla eh, dell'ecosistema di de gestione dei documenti de elettronici, il el GDE, una piattaforma orizzontale che permette la creazione, il registro e l'archivio dei documenti elettronici, implementato per questa piattaforma, il TAD, così chiamato tramite a distanza, eh, con la che si fortalece la strategia di modernizzazione amministrativa orientata a facilitare l'accesso del cittadino allo tramite della amministrazione attraverso eh, l'autenticazione dell'usuario dei TAD con il codice tributario dell'Amministrazione federale dei ingressos pubblici, la chiave de Seguridad Social, il, il llamado ANSES, el, la piattaforma Central de autenticazione elettronica, il PAC, e il servizio Autenticar Además, per facilitare la comunicazione e eh, la trasmissione tra le pubbliche amministrazioni, eh, eh, per automatizzare il maggior numero di de de, eh, de decisioni possibili e eh, eliminare eh, per completo l'uso del paper in Argentina, si è disposto alla creazione del modulo di de interoperabilità del sistema di de gestione dei documenti elettronici, chiamato el interoperar.ar. Che, se amministrato por un organismo central, do dotato del registro distribuito, se autonomo, così come la creazione di una implementazione del registro legale multiproposito. Che In Unione Europea, eh, vediamo che il marco regolatorio europeo, con il regolamento EIDAS, Reglamento EIDAS, che eh, è il regolamento generale de di protezione del dato che aveva detto l'abbogato Nicola Fabiano antes, gli stati membri hanno tenuto che armarsi di eh, buone intenzioni per la trasformazione digitale dell'amministrazione eh, de pubblica. Eh, la privacy privacy by design, privacy by default e il eh, sistema normativo della protezione dei dati delle persone che sono gli obiettivi clave dell'agenda digitale europea. Uno degli obiettivi del regolamento EIDAS, per esempio, ESA-SER, che è il sistema di identificazione elettronica, è stesso ieto al mutuo riconoscimento, come di, Abby ha detto antes. Lo che significa che se si un uno Stato membro permette l'uso di un'erminta -er 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 di identificazione elettronica, per l'accesso ai servizi digitali online di un organismo del settore pubblico, suo accesso anche deve concedersi attraverso della rarienta di de identificazione expedita in altri Stati membri. Con la comunicazione eh, titolata Brugola Digital 2030 el il Cammino Europeo para la Decada Digital 2021, la Commissione Europea presentò sua visione sulle prospettive della tra de trasformazione digitale eh, dell'Europa per il 2030. Questa comunicazione si desarrolla in quattro settori, che costituiscono la brucola digitale dell'Europa. Si parla di abilità digitali, di infrastrutture digitali sicure e sostenibili, della trasformazione digitale delle imprese, della digitalizzazione dei servizi pubblici. Con riguardo alla digitalizzazione dei servizi pubblici, l'obiettivo dell'Unione Europea è garantire che la vita democratica e i servizi pubblici pubblicos online sean totalmente accessibile para todos. Se tratta de crear un ambiente digital che proporzione herramientas faciles de usar, efficientes e personalizadas con altos estándares eh estándares de seguridad e privacidad. En resumen los Obiettivi a alcanzar para il 2030 della comunicazione numero 67 eh, sono lo servizio pubblico basico, il 100% online la salute online con lo registro medico, il 100% disponibile eh, online per i cittadini e l'identità digitale l'80% dei cittadini che utilizzano l'identificazione digitale a oggi eh, eh, in en Europa e in Italia eh, sono centrali eh, le normative eh, circa la eh, protezione eh, dello status delle persone fisiche eh, eh, so e eh, eh, per il che consiste in per eh, la protezione dell'identità digitale. Oggi non c'è molto tempo per approfondire queste questioni, eh, sin embargo, come sapete, nel contesto italiano eh, ol, eh, abbiamo detto eh, circa il CAD, il codice eh, di amministrazione Digital. per la protezione dei cittadini, per esempio. Se prevede che lo status personales, il famoso articolo 5 de che abbia dicito l'avvocato Nicola Fabiano, eh, antes, se se prevede che i dati personali comunicati agli identity providers eh, al momento della registrazione dell'identità digitale non possono essere eh, eh, utilizzati con fines commerciali né essere seduti a terzi senza la l'autorizzazione dell'usuario. Deve essere trattato in maniera lícita, corretta e trasparente. Per esempio, anche i dati personali eh, ottenuti automaticamente durante la navigazione per il sito dell'Agid e eh, eh, ablo della direzione IP sono trattati per ASID eh, con l'esecuzione di tareas istituzionali di interesse pubblico e in eh, tutto caso al all'esercizio eh, ej di su poderes pubblico e di interessi istituzionali. E per ultimo, gli usuari hanno il derecho a ottenere accesso a sus Datos personales, la correzione o la cancellazione dello mismos, la limitazione del suo processamento, e al derecho ad oponersi al processamento e al derecho alla portabilità dello status. Il cumplimento delle norme de di processamento dei dati è supervisato per AGID e per il garante per eh, la protezione dei dati personali italiani. Attraverso un dialogo costante eh, entre Agid e Garante italiano. Se sta trattando di dare un salto adelante, eliminando la identificazione in presenza, eh, con il proposito di emettere lo SPID online, l'AGID ha considerato necessario introducire nuovi procedimenti che permettano di emettere in forma remota l'identità digitale SPID a los ciudadanos. De hecho, entre los primeros actos del nuovo governo italiano, De Draghi, encaminados por la realización de la digitalización de la administración pública, se habla eh, del eh, PNRR, il Plan Nazionale di Recuperación y Resilienza, eh, en el que observamos que el, la adopción del decreto-lei. Eh, che interviene sopra le funzioni del governo e nell'ambito dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale, eh, coordinato per il primo ministro. Abbiamo visto come in Argentina, da 35 anni, leva a capo un processo innovador che permette combinare le nuove fronteras de protezione de los derechos fundamentales con i meccanismi concreti de protezione de los ciudadanos digitales individuales. De hecho, desde el 1994, lemos nell'articolo 43 della Costituzione argentina che, «Toda persona può interponer azione expedita e rapida di amparo, sempre che non exista altro medio giudicial ma idoneo contro todo atto, u omisión, o de autoridades pubbliche o de particulares. Che, in forma actual o imminente lesione, restringa o altere o amenese con arbitra arbitrariedad. O ilegalità manifiesta, derechos e garanzie reconoscidos per esta Costituzione, un trattato o una ley. E nel caso, il USA potrà declarare la incostituzionalità della norma che se fuende l'atto o uh, un'omissione lesiva. Con la Direzione Nazionale di Protezione dei Datos Personali, in Argentina, si è un documento che si chiama Medidas de Seguridad para el Tratamiento e la Conservación eh, de los Datos Personali contenidos en archivi, registros, bancos e eh, bases de datos públicos, no estatales e eh, eh, privados. Con la Lei di Protezione de los Dados, la Lei Federale Argentina, attualizzata nel 2016, il eh, ABS-DATA sigue siendo considerato come un derecho autonomo che si identifica con la parola amparo. Questa lei si se è assegnata alla, all'Agenzia dell'Accesso alla Informazione Pubblica come l'organismo responsabile del controllo dei dati personali. Además, si consagra è nel titolo 9 dessa lei che è responsabile de, o, o usuario dell'archivio dei dati Deve adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza e la confidenzialità dei dati personali, a fin da evitare l'adulterazione perduta, consulta o trattamento non autorizzato, e che permettano di detectare desviazioni. Intenzionale sono di informazione, ya sea che i rischi provengano dalla azione umana o dal medio tecnico utilizzato. Con la risoluzione eh, 47 del 2018 si establecieron nuove misure di sicurezza online con le buone pratiche in materia di semplificazione destinata a proteggere la confidenzialità e l'integrità dello status personale durante il trattamento e se ha attualizzato la lista delle misure de di sicurezza per amministrare, pianificare, controllare e migliorare la sicurezza durante il processamento dello status personale in Argentina. Perché apro adesso? Perché la protezione del dato io eh, penso che portanto, è fondamentale anche in Argentina. Eh, per il processo di de digitalizzazione. Da questa analisi possiamo concludere che effettivamente aún c'è molto da fare. Il largo e laboroso processo di digitalizzazione ci ha a tenere nuovamente nel 2021 siti legislaz di legislazione aperti, a passare dall'esperienza della pandemia al COVID-19. È chiaro che gli obiettivi perseguiti sono più che virtuosi, però... Conseguiremo realmente, primero in Europa e poi in Italia, cruzar la meta marcata per l'azienda la europea 2030 o italiana 2023? Tambia è chiaro che que a uno da molto lavoro per essere, come abbiamo detto, tanto in Argentina come in Italia, per fomentare una cultura digitale generalizzata. Non basta dotare le ferramienti a los cittadanos per accedere all'amministrazione pubblica digitale. Necessitiamo lavorare per formare, istruire e educar i cittadini digitales, alcanzando un empoderamento concreto tanto dei cittadini come dei assembleados pubblico. Pero sobre todo, debemos trabajar seriamente para superar la brecha digital. ¿Cómo podemos, profesor, hablar de estado inteligente cuando estamos en estancándose en el siglo XIV? Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Valentina por esta magnífica conferencia donde nos has eh, mostrado cómo se puede investigar eh, inclusive la legislación de, un, de otro país y de otro continente. Realmente extraordinario. Uh, Rafael Cuartas Báez pregunta, ¿qué opinas de la implementación de la identidad digital ciudadana soberana sobre blockchains, asegurada con cero, eh, zero knowledge proof, para integrar, eh, para integrar, identificar, para integrar. El verdadero control eh, sí, la, de, de, los, de los datos de los ciudadanos, permitiendo identificarse entre la administración y los privados. Pero con cuál garantía de seguridad y privacidad. Rafael, muchas gracias por tu pregunta, però io non sono un informatico, io sono um, in Italia giurista, eh, in Argentina abocato. Eh, però io eh, credo che il sistema di blockchain è una medida che può garantire. Eh, il processo di sicurezza dell'identificazione de dei cittadini. Però, eh, se in Europa, in Argentina o in Italia non si eh, pensa al blockchain per registrare le identità digitali dei cittadini, io non no so che rispondere. Gracias, gracias Valentina, gracias. Uh, Herbert Cobre pregunta, uh, considerando el actual uh, estado del gobierno digital y de la ciudadanía digital en Europa, ¿en ¿el caso de Estonia, de Estonia puede ser considerada como un objetivo alcanzar? Grazie, Herbert, per tu muy, muy eh, la tua domanda. È molto interessante. Il caso dell'Estonia, io eh, credo, si può intendere enten, enten, come eh, un uh, utopico esempio che solo in Estonia si può realizzare, perché la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni è la, la forma parte le va a cabo dalla formazione dei Ciudadanos. In Estonia abbiamo eh, Ciudadanos che aveva 90 anni e che sapeva... el computer el celular todos los sistemas digitalizados, digitalizados de, la, de la pública administración de la estonia en italia eh, estos sistemas es muy difícil de realizar muchas gracias muchas gracias muchas gracias valentina y eh, entonces eh, cerramos la magnífica reunión de hoy porque al comienzo había dicho que íbamos a aprender mucho y aprendimos mucho. Aprendimos cosas concretas, aprendimos mucho sobre protección de datos personales, aprendimos mucho sobre mmm, identidad digital y sobre todo aprendimos, y lo repito, a investigar. Que no es poco, ahora nos damos cuenta por qué Valentina Zapupo forma parte de ELSA. Uh, yo les agradezco muchísimo uh, todo uh, el tiempo y, y les vamos a aplaudir a Valentina, la vamos a aplaudir porque ha sido extraordinaria. Uh, y yo les agradezco a los dos oradores la extraordinaria presentación del día de hoy con una riqueza y con una profundidad que nos va a permitir seguir trabajando sobre este tema. Y agradezco a los participantes que han tenido eh, la amabilidad de escucharnos y de participar con preguntas y con su entusiasmo. Y los saludo y... Doy por finalizada esta reunión de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y los convoco para el próximo miércoles, siempre en este uh, ciclo que se llama de Luis XIV al Estado Inteligente. Buenas noches y muchas gracias a todos.